Claudio Brachino, voglio sentire anche il tuo parere appunto su questo, ovviamente, anche sulla confusione che un po' regna sovrana, perché secondo me questo è un tema della seconda ondata rispetto alla compattezza della prima. Beh, è vero, allora cominciamo dalla confusione, che è la seconda cosa. E, è cambiato lo spirito. Io ci ho scritto un articolo sul balcone perché una persona che conosco mi ha raccontato che per un piccolo pranzo qualcuno ha chiamato e è arrivata la polizia che ha fatto la spia. Sembra una storia piccola, ma una storia importante, no? Perché quella concordia che c'era stata del karaoke, delle canzoni, dell'abbraccio, della concordia nazionale, evidentemente come clima nel paese non c'è più, e non c'è più per tanti motivi, perché un paese che si impoverisce, che non vede il futuro, che non capisce bene quello che succede anche in termini sanitari, inevitabilmente è un paese che va in confusione. Però ti rispondo sul TAR, visto che avete citato la Sola Lella, che io un anno ho preso anche come opinionista, geniale devo dire, nei primi Sì, anni di Latino 5, donna cito Zizek, geniale, che è un sono grande filosofo d'accordo. contemporaneo. No, no, geniale. Allora, sulla Sola Lella posso citare questo grande filosofo che molto non conosco, ma grande, che dice che quando nelle democrazie, le nostre, il giudiziario, che non è la giustizia, prende il sopravvento su tutte le altre funzioni del paese, c'è una malattia che lui chiama virus, quindi un virus che si aggiunge all'altro virus. Non deve essere il TAR che giudica su quello che devono fare i medici, ma questo è il sintomo di un fallimento di quella zona intermedia. E ci riporta al tema iniziale che dicevi tu nell'introduzione, cioè perché gli ospedali vanno in crisi? Non è solo un problema di terapie intensive e di rianimazione, perché se vai a vedere quei numeri, sono ancora numeri, magari mi smentisce il Pregliasco, ancora gestibili. È andata in tilt la struttura intermedia, cioè la medicina del territorio e i presidi, questi famosi Covid hotel, strutture intermedie, che non sono stati fatti per quelli che avevano sintomi lievi o pochi sintomi, perché il numero dell'aumento dei contagi, il numero dell'aumento dei tamponi. Molti sono asintomatici o non gravi, non dovevano affollare gli ospedali, È dovevano proprio essere così, io gestiti sono prima. molto E questa è d'accordo una con misura, te. al di là della metafora bellica, chiudo, di Peter e del cittadino che deve essere chiamato nelle varie funzioni, sono d'accordo anche sulla metafora bellica, però poi ci sono anche delle responsabilità in questi mesi di gestione di queste questioni. Queste sono vicende che tra governo, ministero e presidente delle regioni andavano gestiti. Allora, Per questo c'è la paura negli ospedali. esattamente così.